Molti pensano che i macaron siano difficili da preparare. In realtà, come tutte le realizzazioni di pasticceria, ci sono dei piccoli accorgimenti che bisogna utilizzare. Ma prima di dirteli, ti invito ad iscriverti attivando la campanellina tutte. In questo modo ti arriveranno le notifiche riguardanti i miei prossimi video. Partiamo dagli ingredienti. Gli albumi devono essere vecchi, ciò significa che devi rompere le uova e dividere i rossi dai bianchi almeno un giorno prima. Dopodiché devi riporre gli albumi coperti da pellicola trasparente o carta stagnola in frigorifero. I rossi dunque non ci serviranno, ma ovviamente non li buttare ed utilizzali per un'altra preparazione. Se vuoi ovviare direttamente a questo problema, puoi comprare gli albumi nel banco frigo. Per una trentina di macaron ti occorreranno 3 albumi. Per essere utilizzati devono essere a temperatura ambiente, quindi dopo averli fatti invecchiare nel frigorifero, li esci la mattina stessa in cui devi preparare i macaron e quando senti col dito che sono tiepidi, sono pronti per essere utilizzati. Se hai il termometro da cucina, puoi verificare se hanno la temperatura di 20 gradi. Dopodiché ti consiglio di utilizzare una farina di mandorle molto molto fine. Se non la trovi, ti sconsiglio vivamente e calorosamente di tritare le mandorle, perché non ti verrà mai una farina. Cosa fondamentale per i macaron è non avere fretta, perché devi incorporare gli albumi molto molto delicatamente con movimenti della spatola dal basso verso l'alto. La prima parte di albumi montati a neve fermissima, come hai visto, serve solo per rendere il composto più morbido e quindi alla fine quello che dovrai ottenere è un impasto che forma una specie di nastro, come hai visto dal video. Di mettere l'impasto nella sac à poche o come ho fatto io nella pistola per dolci, devi fare riposare l'impasto all'aria e quindi a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Fondamentale, quindi importantissima, cioè quella di far riposare i macaron ulteriormente dopo che tu li avrai formati e devono avere un diametro di 2 centimetri massimo, devono riposare all'aria e quindi a temperatura ambiente per almeno un'ora, perché la superficie non si deve attaccare al dito quando tu vai a toccare il macaron. Perché altrimenti quando andranno in forno si creperanno. E a proposito di forno, i macaron vanno cotti nel ripiano medio-basso di quest'ultimo a 140 gradi per 10-12 minuti.
minuti. Il forno deve essere preriscaldato. Quando vedi spuntare l'anello tipico di questi dolcetti, apri leggermente il forno. In questo modo entrerà un pochino d'aria. Dopodiché prosegui la cottura per altri 5 minuti. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta per la prima volta. Hanno fatto anche il collarino, famoso collarino, perché sono stati cotti bene, non hanno fatto crepi. L'ho fatti raffreddare sul foglio di carta forno e come vedi toglierli è facilissimo, basta che tu sollevi leggermente così col coltello e si staccano da soli. Per farcirli basta che prendi un cucchiaino di crema alle nocciole, prendi l'altra base e premi leggermente. Visto? E il primo macaron è fatto. Per conservarli ti consiglio una scatola di latta come questa. Guarda che bella, questo c'è il disegno di una sirena e si possono mantenere così per giorni. Hanno un profumo assolutamente delizioso e io direi di assaggiarne subito uno. Che dici? Io dico di sì. Mio marito mi ha detto che erano buone e c'aveva ragione, cioè guarda come si è gonfiato l'interno. E nonostante abbiano zucchero a velo e zucchero bianco, non sono dolci. Ovviamente puoi farcirli come vuoi. Io sono andata sul semplice con la crema alle nocciole. Trovo inoltre che siano un'ottima idea al regalo, anche in previsione del Natale. Spero di averti chiarito le idee, di averti dato i giusti accorgimenti e i giusti segreti per dei macaron perfetti. Se è così, condividi il video su tutti i tuoi social, in questo modo lo potranno vedere anche altre persone e potranno preparare in tutta tranquillità e in tutta semplicità questi dolcetti francesi che si pappano in un sol boccone.